Ciao, benvenuto o benvenuta sul canale. Allora, oggi ti porto con me nel mio piccolo decluttering. Faccio vedere i prodotti che ho deciso di eliminare dalla mia makeup collection. E per un motivo o per l'altro, che poi ti spiegherò nel proseguo del video. Partiamo subito da due prodotti che hanno superato il PAO. Allora, io faccio una premessa. Come mi comporto rispetto alla scadenza dei prodotti? In genere uso il buon senso, ovvero se un prodotto è in polvere, se un prodotto vedo che comunque nel tempo non cambia la profumazione, la consistenza, il colore, eccetera, continuo ad utilizzarlo anche dopo la scadenza. Però con molta cautela, ovviamente. Discorso a parte, meritano sicuramente i prodotti in crema e i mascara. Ecco, c'è un mascara tra questi prodotti che ero indecisa se introdurre nel mio progetto smaltimento oppure direttamente nei prodotti da cestinare, perché ce l'ho da un anno. Non mi ha mai dato alcun tipo di problema, però essendo un prodotto molto delicato e venendo appunto a contatto con gli occhi, non voglio, ecco, rischiare onestamente oltre e devo dire appunto che l'ho sempre usato senza riscontrare alcun tipo di effetti collaterali, appunto, però ho deciso appunto che è il momento di salutarlo. E sto parlando del Makeup Studio High Performance Mascara di Diego Dalla Palma. Questo è un mascara di cui ti ho parlato, tra l'altro, nel video in cui mettevo a confronto quattro mascara. Quindi, se non l'hai visto, ti invito ad andarlo a guardare, altrimenti saprai che non mi ha particolarmente colpita. Devo dire che, essendo un mascara bello intenso, a un nero bello carico, potrà piacere sicuramente a chi ha delle ciglia già belle incurvate, già voluminose e desidera semplicemente andarle a mettere in evidenza, ecco, secondo me per il mio punto di vista, per me che cerco essenzialmente un bel volume. E già alla prima passata, onestamente no. Tra l'altro, lo scovolino, ecco, non mi ha fatto impazzire, mi sono fatta male più volte. Dalla sua ha semplicemente il fatto che si riesce a distribuire il prodotto bene anche sulle ciglia inferiori, essendo molto precisi, perché appunto è così un po' a punta. Però per il resto, per me è un no. Comunque, quindi diciamo ciao ciao a questo mascara. Altro prodotto che ho deciso di eliminare, ve lo presento, è lui, è Ash ed è della linea dei Cream Color Base. Purtroppo, a malincuore perché finora tutti i prodotti che ho provato di MAC li ho amati. Però purtroppo già per la tipologia di prodotto questo diciamo non mi ha rapito il cuore, ecco. Un prodotto che diciamo è un all-over, nel senso che può essere utilizzato come illuminante, può essere utilizzato anche sulle labbra e anche sugli occhi. Quindi si presenta benissimo, soltanto che no, sugli occhi no, perché ho notato che va nelle pieghe, tende ad andare nelle pieghe. E sulle labbra non l'ho mai utilizzato onestamente. Come illuminante, è una tipologia di illuminanti che non vado a ricercare molto spesso, perché preferisco quelli in polvere. Ecco, avendo superato di gran lunga i 6 mesi e vedendo che in superficie ha cominciato ad avere un alone un po' più scuro, anche se non ha cambiato profumazione assolutamente, decido comunque di disfarmene. L'ho usato, l'ho usato parecchio, però questo andrà direttamente nel back, nei prodotti per il back to MAC. Ti mostro anche lo swatch di questo bellissimo illuminante che continuo comunque a consigliarti. Esiste anche in altre varianti, è bellissimo, un effetto bagnato sulla pelle strepitoso. Eccolo qua. Non so quanto si riesca a vedere, si fonde abbastanza perché poi ecco, è una colorazione molto simile al tono di pelle, al mio tono di pelle, è un po' pe sul pesca, però si sposa benissimo e dà un effetto bagnato sul viso
Bellissimo, molto naturale e può essere usato anche da base ad altri illuminanti, magari in polvere. Bellissimo. Però ha fatto il suo corso e lo saluto. Ok, a proposito di prodotti per il Back to MAC, ti faccio vedere quelli che ho messo da parte nel tempo, quindi che ho lì fermi da parecchio tempo. Il primo è un gloss che era uscito in un'edizione limitata, o Sweetie, non ricordo la collezione onestamente. Ah, la collezione è proprio Sweetie, penso. Sì, o Sweetie Lip Color. E questo è il Purple Panna Cotta. Non si vedrà niente perché è scritto piccolissimo. Comunque, ecco, è questo colore. Qui, che è proprio un purple. C'ha del lilla all'interno. Non lo so, no, non mi vedo con questo colore sulle labbra, onestamente. Poi ha questo effetto un po' metallico. No, l'ho usato 3-4 volte, ma mi dispiace un po' perché me l'aveva regalato mio marito. Però devo dire che no, il colore non fa per me. Ho provato ad utilizzarlo, ma pure l'effetto sulle labbra, no, non mi piace particolarmente, ecco. Quindi, anche se poi rimaneva lì, non si asciugava completamente, rimaneva lì bello, comunque confortevole anche. Però decido di liberarmene, ecco. E altri prodotti di MAC sono due rossetti di due diverse linee. Il primo è un rossetto per cui mi odierai perché penso sia famosissimo ed è questo Amplified. Meraviglioso craving, ti faccio vedere, l'ho anche utilizzato, però devo dire che gli Amplified danno una resa pazzesca sulle labbra, però non sono il mio finish preferito. Devo stare comunque attenta che non mi vadano in giro, non che sbordino particolarmente, però ho la sensazione che siano troppo morbidi sulle labbra, ecco, quindi non mi sento completamente a mio agio, però il colore è strepitoso, strepitoso. Soltanto che avendo poi cambiato un pochino odore nel tempo, no, basta, ha fatto la sua vita, lo saluto. E altro prodotto famosissimo è questo rossetto della linea matte, il Kinda Sexy. Questo l'ho desiderato non so per quanto tempo, anche perché ho saputo essere il rosetto preferito da Julia Roberts, che è la mia attrice preferita. Dico, se piace a lei, come può non piacere a me? Sbagliatissimo. Allora, è un colore molto bello, molto amato, fa le labbra carnose, belle, soltanto che il colore no. Cioè, sulla mia carnagione io trovo non si armonizzi particolarmente perché ha una punta troppo spiccata di arancio. E no, non me lo vedo, onestamente non me lo vedo. E poi è abbastanza vecchio, quindi no, decido di liberarmene. Quindi già siamo a quota 4 prodotti e a breve raggiungerò i sei prodotti, quindi poi prenderò un altro rossettino. Rimaniamo sempre in tema labbra. Allora, questo è un prodotto di Catrice che ho trovato in una rivista ed è praticamente un rossetto liquido Generation Matte Comfortable Liquid Lipstick che non si asciuga mai completamente e mi ricorda molto quelli di Essence, non ricordo che linea fosse, ma una vecchia linea di Essence e me li ricorda tantissimo sia nella profumazione che proprio all'indosso ed è questo colore qui. Che lo stesso per me è un colore troppo caldo, non mi ci vedo particolarmente e quindi no, no. Poi tra l'altro qualcosa di simile che amo di più a livello di texture ce l'ho, quindi preferisco ecco darlo via. Però questo è un prodotto comunque nuovo e quindi penso che lo farò provare a mia madre oppure a mia sorella.
Poi mi libero anche di due blush. Allora, il primo è questo di Wycon Cosmetics, è questo bellissimo blush della linea Compact Blush, il 201, questo rosa molto naturale, un po' satinato, ti faccio uno swatch, molto bello, però anche qui ho qualcosa di simile, l'ho utilizzato tantissimo, tantissimo nel tempo, ma decido di farlo sfruttare a mia sorella perché io ho appunto colorazioni simili e quindi sarebbe sprecato insomma tenerlo ancora e decido appunto di darlo a lei. Poi altro blush, la linea matte di Essence, questi sono ancora della linea precedente a quella attuale perché so che ne sono usciti di nuovi ed è questo splendido Cherry Me Up, il numero 60. Io ho anche quello nella versione pescata. Bellissimo, ma anche questo ce l'ho in colorazioni simili, quindi decido appunto di darlo a lei. Tra l'altro è setosissimo. Sarei curiosa di provare anche quelli della nuova linea, ma questi sono splendidi, veramente. Quindi ancora, cioè è nuovissimo e decido di darlo a lei. L'avevo preso tra l'altro a 1 euro, super scontato da Dicotà, quindi affarone. E poi, ultimi due prodotti, siamo sugli occhi. Allora, uno è il NYX Epic Ink Liner, famosissimo, performantissimo, rimane un po' lucido, io l'avrei preferito opaco, però comunque anche per chi non è avvezza diciamo, all'uso dell'eyeliner, trovo che questo genere di applicatore faciliti tantissimo appunto il compito. È in setole. Così affusolate e a questo pennellino, ecco, che facilita tantissimo l'applicazione. Non è waterproof, però a me non ha mai sbavato, è sempre rimasto lì tutto il giorno, soltanto che noto che quando lo vado a rimuovere, se entra un po' di prodotto nell'occhio mi brucia, quindi non mi fido più. Ha superato comunque 6 mesi, decido di toglierlo di mezzo. E poi ultimo prodotto. Un prodotto che a me piace tantissimo, che è l'Astra Long Stay Concealer. Io ce l'ho attualmente in colorazione 03 ed è quella un po' pescata che utilizzo per andare a neutralizzare l'alone più scuro dell'occhiaia, per poi andare ad illuminare con un altro correttore, quando appunto ne ho necessità, altrimenti ne utilizzo solamente uno un po' più chiaro. E questa in colorazione 02 l'avevo presa, questo errato, l'avevo presa quest'estate col pensiero appunto di utilizzarlo magari con un filino in più di abbronzatura, ma in realtà era troppo scura anche per la bella stagione e quindi decido di darla a mia sorella che invece è più scura di me e quindi saprà farne buon uso. E basta, io direi che ho già finito con il decluttering, è stato ecco abbastanza breve e abbastanza indolore. Sì, c'è qualcosa di cui mi dispiace liberarmi, però a volte è necessario. E io spero che il video ti sia piaciuto. Se così fosse, lasciami un pollice in su, iscriviti al canale ed attiva la campanella se non vuoi perdere nessuno dei miei prossimi contenuti. Sarei felicissima di ritrovarti qui nel mio prossimo video. Ti mando un abbraccio, un bacione. Ciao!